E da ieri è ripreso anche il campionato di C1. Fra le Venete in campo c'è stato un ritorno molto atteso, quello del San Donà, assente dal campionato da una cinquantina d'anni. Ma quello di ieri contro il Lecco non è stato un esordio fortunato. Duro l'impatto della C1 per il San Donà. Il Lecco, corsaro sul Piave, si porta a casa i 3 punti. Un 1-0 difficile da digerire per i ragazzi di Renzo Rocchi, che devono soprattutto fare ammenda per una grande indecisione difensiva che ha permesso a Sala di mettere dentro il pallone della vittoria. Renzo Rocchi però non si rammarica troppo. Nel globale la squadra ha fatto bene, dopo qualche errore ovvio che l'abbiamo fatto, però abbiamo sempre dato il massimo per riuscire ad arrivare al pareggio. Detto di un arbitraggio non proprio perfetto, il San Donà recrimina soprattutto per un gol annullato a Barban per fallo sul portiere e nel secondo tempo per un presunto mani in aria. Ma il Lecco, bisogna dirlo, non ha rubato nulla, anzi ha dimostrato di essere squadra compatta e molto esperta. Lecco ha fatto un'impresa formidabile a vincere questa gara, considerando che per tutto il secondo tempo loro hanno cercato di pareggiare la partita con un grande agonismo. Nel secondo tempo le emozioni più forti. Prima Costanzo fallisce per 2 volte il pareggio, poi Mazzuccato si vede ribattere il raddoppio sulla linea. Infine, a tempo scaduto, Bolletta solo in aria passa la palla al portiere avversario. Peccato, il Lecco ha rovinato la festa, ma è grande l'entusiasmo in riva al Piave per questo ritorno in C1 a 50 anni di distanza. Non so che mi senti uè. È un sogno che si è realizzato, anche se personalmente ci ho sempre creduto. Secca. Senza neanche playoff. Primi a 73 punti dei secondi. Secondo lei che campionato farà il San Donato? Bellissimo. Ottimista? No, è certo che sono ottimista. Tra i tifosi caimani del Piave anche il primo cittadino di San Donà, Vasco Magnolato, che però bacchetta i suoi concittadini. Forse è tipico un po' della gente del Basso Piave non entusiasmarsi facilmente. È per quello che io auspico che ci siano dei risultati immediati, se non altro per dare una carica e un impulso positivo, cioè ci dobbiamo credere. Duro però l'impatto con la C1, il Lecco si dimostra squadra solida e ben messa in campo, pronta a sfruttare una delle poche indecisioni difensive del San Donà. Sala anticipa tutti e da pochi passi mette dentro il gol partito. Reagiscono i veneziani, ma quando Barban pareggia l'arbitro vede un fallo sul portiere e annulla. Nel secondo tempo il San Donà spinge molto, prima Bari colpisce alto, poi l'arbitro, non proprio perfetta la sua prova, non vede un fallo di mano in area, quindi Costanzo fallisce 2 volte il gol del pareggio. Nei minuti di recupero il Lecco si mangia il raddoppio e la partita finisce con un'altra buona occasione per i veneziani, ma Bolletta passa la palla al portiere avversario. Il presidente Pier Giuseppe Simonetto guarda avanti. I ragazzi hanno dato tutto, quindi penso che la gente che è venuta a vedere la partita sia contenta di questo San Donà. E adesso iniziamo dalla prossima partita e dobbiamo fare almeno un punto.